parlare di formazione di questi tempi è importante, ma si può vedere il paradosso, forse si può dire esprimere anche in termini molto sintetici, no? Dire che in questo momento c'è molto bisogno di formazione, più c'è bisogno di formazione meno ci sono soldi per fare formazione e meno c'è tempo per fare formazione, sembra che sia così. Però noi che facciamo formazione cosa diciamo? Perché poi ci si muove nei vincoli, no? E nei vincoli e riusciamo anche a agire, magari capiamo meglio come operare. Però il paradosso che ho espresso in modo molto sintetico mi sembra che sia così, che lega bene la situazione in cui ci troviamo. Assolutamente sì, ovviamente non c'è una risposta, però partirei da alcune osservazioni. Io sono estremamente onorato dei diversi interventi che si sono alternati nell'arco di questa giornata, perché rappresentano un modo di parlare di sé, parlare della professione, che è per sua natura etico. Io non credo che esista un'etica del lavoro, non credo che le generazioni abbiano un'etica specifica, al limite un'etica dominante, e poiché per mestiere mi devo esercitare stabilmente sulla sospensione del giudizio per cercare di comprendere qual è il bisogno del mio cliente organizzativo e quindi per aiutarlo a raggiungere quello che sono i suoi desideri, mi piace pensare a un mondo di ricchezza e di diversità. Allora, dentro a questo ci sta l'osservazione sul paradosso, perché il paradosso è immaginare che una delle leve principali che gli umani hanno inventato, cioè gli acceleratori di apprendimento per favorire il cambiamento, venga poi in alcuni momenti storici utilizzato per due finalità completamente diverse. Una prima è sterilizzare la formazione trasformandola in atto dovuto a una qualche normativa. Per cui la formazione si fa perché? Perché un legislatore ce l'ha imposta. E quindi facciamola nella maniera meno indolore, o meglio, più indolore possibile e meno costosa possibile. E questa cosa, francamente, io la trovo non da un punto di vista contabile, ma da un punto di vista professionale inaccettabile, perché le norme, ad esempio, che vincolano la formazione e la sicurezza nascono per ridurre gli incidenti. Quindi mi piacerebbe che qualcuno si ricordasse di leggere quell'indicatore. Sì, anche qui quindi diventa un adempimento e perde il suo scopo. Esatto, anzi, e qui arriviamo al tema della formazione manageriale, qualche volta induce un apprendimento paradossale. Sì. La formazione manageriale nasceva, e non recentemente, con un obiettivo. Abbiamo tante possibili soluzioni. Cerchiamo di domandarci qual è quella migliore. In realtà, se noi riduciamo il tempo e riduciamo la domanda iniziale che dovrebbe premettere ogni processo formativo, cioè perché lo facciamo, quello che otteniamo è un segnale pericolosissimo. La formazione non serve a nulla, la formazione è uno spettacolo, l'unica cosa che impari è il fatto che devi rispettare i comandi che ti arrivano dall'alto, e se in questo momento qualcuno ha deciso che tu devi partecipare a quel seminario, vai e sorridi. Peccato che già negli anni 70 qualcuno diceva che questo è buttare via i soldi, e già all'epoca, per avere un po' di memoria storica, produceva un effetto interessante. Lo stesso programma lo teniamo fermo e non lo gestiamo più in 3 giorni, ma in 2 giorni, ma in 1 giorno, addirittura lo trasformiamo in una pillola formativa. Allora, la questione non è la durata, secondo me, perché è vero che ci sono dei meccanismi temporali che anche noi come azienda dobbiamo gestire. È vero che un ventenne che è nato con uno smartphone in tasca trova assolutamente una minaccia essere chiuso per 2 giorni in un'aula bunker a parlare con dei colleghi. Quindi la velocità, la riduzione, l'uso della virtualità sono aspetti utili, fondamentali. La questione è perché lo facciamo. Io penso ancora che chi si occupa di personale debba cercare di perseguire quello che molti colleghi hanno ricordato, cioè se le persone ritengono che il lavoro sia liberatorio, producono, se producono le aziende prosperano, altrimenti probabilmente siamo destinati ad avere dei tessuti produttivi via via sempre più cosparsi di necrosi, il che non è forse quello che come imprenditori e come manager desideriamo, però spero di non essere stato troppo brutale. No, ma quindi
Qual è la formazione, come possiamo, la formazione utile? Perché poi possiamo, la formazione dobbiamo guardarla dal punto di vista della persona, dal punto di vista del committente, no? Già questo è un bellissimo richiamo. Ecco. L'idea che la formazione non possa contemporaneamente essere adeguata allo stesso livello dal punto di vista del committente e del partecipante. No, può sicuramente, però sto dicendo che sono due attori diversi, sì, quindi sì, l'utilità la vedono probabilmente in modo differente. Sono d'accordo. Ecco. E tra l'altro, per essere ancora più espliciti, quasi mai i committenti sono i partecipanti. Appunto. Premesso questo, però si può giocare dentro questa dimensione, basta che gli interlocutori che progettano, ad esempio, siano disposti a parlarne tranquillamente come avviene ora. Ci sono aziende in cui questo avviene e in cui è estremamente soddisfacente operare, e altre aziende in cui magari la soddisfazione è ricordare a un potenziale committente che la formazione aziendale non è semplicemente la replica di una formazione scolastica o accelerata. Quindi è un processo che riporta al tema della, tra virgolette, negoziazione, che non vuol dire siamo alla pari e giungiamo a una condivisione assoluta. Semplicemente, come molti hanno richiamato su tematiche diverse, perseguiamo il tentativo di ricordarci perché siamo qua e a questo punto anche che tipo di risultati vogliamo ottenere con la formazione. Questo poi permette di scegliere magari anche tecniche, tempistiche, modalità di volta in volta più adeguate. Ecco, quello che siamo qua mi pare molto pertinente. In questo momento siamo qui, questa è formazione, si può dire, no? Quindi c'è di mezzo sempre anche la disponibilità o l'orientamento della persona a formarsi. Ecco, sì. E come si fa appunto con popolazioni diverse, di età diverse, a portare alla luce questo bisogno che almeno latente c'è sempre, no? Solo che se viene offerta una modalità inadeguata o sostanzialmente finta, come dicevamo prima, uno non ci si trova a suo agio. Ecco, quindi vuol dire che c'è di mezzo anche una multicanalità, un'attenzione alla diversità delle persone. L'offerta come può essere? Non vorrei annoiare richiamando dei fondamentali che molti conoscono. No, ma diciamo magari diciamo sempre le stesse cose, però le stiamo dicendo qui ed ora, okay. E ha un senso nel discorso che stiamo facendo. Allora, una cosa che quantomeno sei l'unico professionalmente, che parla di formazione oggi, no? Quindi, sono l'unico, secondo me, che parla esplicitamente di formazione. Poi stiamo dicendo che stiamo parlando tutti di formazione, ci stiamo formando tutti stando qui. Però ricordare anche quella che è da formatore, l'essenza della formazione, la storia della formazione, il possibile futuro della formazione in questo momento in cui sembra impossibile fare formazione, ecco, è interessante. Ma se in tutta umiltà io potrei richiamare quelli che sono per me e i miei colleghi spesso alcuni elementi di riferimento, ad esempio assumere che la formazione non ha a che fare solo con la conoscenza, banale, però qualche volta è da rispolverare, ha a che fare col modo in cui si vivono le situazioni. Questo implica conoscenza, ma implica soprattutto comportamenti che qualche volta sono nel luogo di lavoro e qualche volta sono fuori dal luogo di lavoro. Implica anche il fatto di considerare che ci sono culture organizzative che immaginano la formazione come un momento che può essere anche di apertura. E allora in questo senso la formazione è più mirata alla creazione di divergenza. Aumentiamo il numero di idee disponibili, arricchiamo le persone di strumenti affinché possano scegliere qual è lo strumento migliore. E questo poi produce certe modalità, se vogliamo, più o meno anche diversificate dal punto di vista didattico. Oppure ci sono aziende che rispettabilmente potrebbero avere o delle culture organizzative più prescrittive o delle esigenze tecniche maggiormente prescrittive. Quindi, scusate la banalità, ma se in alcuni casi ci sono delle procedure da imparare, beh, anche quella è formazione, ed è più onesto dire c'è una procedura da imparare, te la disvegliamo fin dall'inizio, in maniera tale che tu possa essere più tranquillo nel momento in cui devi svolgere alcuni compiti. L'elemento di partenza però è un'onestà intellettuale.
In assenza di onestà intellettuale ritengo che poi sia difficile procedere con un percorso formativo che possa usare al meglio anche gli strumenti quali, visto che qualcuno parlava di feedback, sono classicamente le rilevazioni di qualità formativa. In fondo, quando noi chiediamo spessissimo ai partecipanti se è stato soddisfatto, beh, se ci ricordiamo che l'opinione del partecipante è l'opinione di un soggetto in apprendimento e non del fruitore di uno spettacolo, questo ci permette poi di compiere delle operazioni successive. Penso che anche quando il collega parlava di selezione, per esempio, diceva chiediamo ai candidati un feedback sul selezionatore. Beh, l'idea è di rendere tutto questo, immagino, un processo via via più ricco. Non certo immaginare che il candidato sia l'unico giudice del selezionando. In ambito formativo vuol dire riconoscere la divergenza e la differenza e poi di volta in volta trovare le soluzioni migliori. Sì, sì, non è tanto giudicare l'altro, ma permettere a ogni persona di essere attore pieno, sì, della situazione, cioè di esprimere, sì, il suo modo. Ecco, come si potrebbe narrare tutto questo? Forse se ci racconti qualche caso, qualche storia di formazione che consideri buona in questo regime di vincoli, sì, che abbiamo presente, no? E che però non, seguendoti direi, non direi formazione di successo, perché successo potrebbe riguardare lo spettacolo, però che ti è sembrata buona perché stando dentro i vincoli è riuscita, tanto un intervento che si sia riuscito a fare. Certo. Ecco, e poi così che abbia avuto dentro anche in qualche modo questa cenavi all'etica, questo orientamento al cambiamento, ecco, una storia. Dato che le storie potrebbero essere molte, mi piace magari, e sto ovviamente improvvisando, non ho predeterminato questo tipo di passaggio. Beh, ma noi alcune, formatori siamo chiamati spesso a improvvisare. Sto pensando ad alcune forme di formazione che io definisco integrata, cioè situazioni in cui siamo di fronte a un committente che chiede formazione prima per sé che per gli altri. Questo anche perché lo osservo sempre più frequentemente. Situazioni in cui, complice il fatto che le organizzazioni spesso sono sempre più piccine e magari non hanno più grandi staff del personale, capita di avere responsabili della formazione che candidamente dicono io fino a ieri facevo amministrazione, o direttori del personale che dicono non ho più il mio specialist, però avrei un'esigenza, vorrei riuscire a capire quali sono i fondamenti e contemporaneamente però devo anche far funzionare le cose. Un caso in questa direzione, ad esempio, è quella di un piccolissimo staff di due HR specialist che si sono posti il problema di dover attivare una serie di survey organizzative. La loro richiesta era: io ho bisogno di fare qualcosa che migliori la qualità della vita dei miei operai in una fonderia. Perché? Sì, perché sono simpatici, carini, sono i miei operai, ma soprattutto perché ogni tanto litigano, quando litigano si distraggono, quando si distraggono si fanno male, se si fanno male si fanno tanto male, ecco, vorrei evitare questo tipo di situazione. Però ho un problema fondamentale, non ho dei dati certi, o meglio, dei dati oggettivi, ma non ho dei dati climatici, e c'è un grosso clima di omertà, mi piacerebbe fare una survey, noi non l'abbiamo mai fatta. Potremmo tranquillamente darla a una società di consulenza esterna, solo che ve l'immaginate una survey fatta con i questionari in un luogo in cui le persone lavorano direttamente a terra e non mettono la mano sul PC e non sono abituate a parlare col proprio capo se non una volta alla settimana per 5 minuti. È un po' complesso, bisogna riuscire a creare tutto un castello di gruppi focus, incontri, momenti in cui la fiducia è fondamentale. Questo non poteva essere affidato all'esterno. Quindi quello che si è fatto è lavorare con queste persone per sviluppare le loro competenze affinché loro passassero parte del loro tempo nel progettare una survey e nel gestirla direttamente sul campo. Per noi questo è stato un successo, perché ci ha chiamato a svolgere una doppia operazione, un'operazione che è di intervento formativo ben diverso dal normale gruppo aula, perché non c'è il gruppo di partecipanti, e di grande interesse anche dal punto di vista di volta in volta della necessità di ascoltare davvero l'interlocutore, e poi soprattutto anche di
tenere d'occhio le componenti emotive che più volte sono state evocate, sia dal punto di vista della rilevazione che dal punto di vista di chi stava imparando. Perché un conto è essere in università e capire come fai un'analisi di clima, un conto è partecipare a un seminario in cui capisci come far fare ad altri l'analisi di clima, un conto è vedere che faccia hanno 150 operai divisi in 15 gruppi quando gli chiedi alcune cose in diretta, o la loro eventuale preoccupazione nel momento in cui partecipano alla loro prima riunione. Per cui per noi questo è stato un passaggio interessante. Sì, si può dire che non si può fare formazione agli altri se non si è curato il proprio percorso di formazione. Sì. Cioè che un formatore, anche chi si occupa di formazione solo da un punto di vista, diciamo, organizzativo, no? Mm-hmm. Ma deve averla vissuta, cioè deve forse si può generalizzare anche dicendolo del direttore del personale, ma che se non facciamo un lavoro su noi stessi, come possiamo pensare di i casi di successo che mi stanno tornando in mente sono casi in cui il lavoro su di noi è un lavoro che è avvenuto insieme con gli altri. Sì. Nello stesso contesto di lavoro, intendo dire, è rispettabilissimo anche fare formazione individuale fuori dall'azienda, è fondamentale, però apprendere con gli altri anche in una relazione che è gerarchicamente diversificata è importante. Spesso aumentano anche situazioni in cui siamo di fronte a situazioni in cui la formazione serve accompagnare qualcosa che qualche anno fa veniva dato un po' per scontato. Quindi sto per raccontare qualcosa di, penso, appartenente all'esperienza di molti. Un'azienda che si riorganizza rivedendo il disegno strutturale e che poi magari è chiamata a rivedere i processi, fa parte della storia di molti di noi. Per un lungo periodo però si dava per scontato che in fondo questo potesse essere gestito attraverso azioni formative spot piuttosto che centellinate in punti chiave. A me piace vedere situazioni in cui chi disegna la formazione diffusa acquista formazione anche per sé, e sottolineo acquista, cioè investe da questo punto di vista. Mi piace anche osservare quanto si stia rompendo un piccolo vecchio stereotipo, cioè l'idea che la formazione o la prendi così com'è, cioè la scegli su un catalogo e la porti in azienda, oppure devi fare una progettazione raffinatissima attraverso relazioni uno a uno. In realtà esistono tecnologie piuttosto diversificate, quindi mi piace osservare come dato di successo che qualcuno usa finalmente i sistemi di valutazione del personale per dedurre le prime ipotesi. Mi piace vedere che aumenti la tendenza a usare gruppi focus in azienda per raccogliere impressioni. Mi piace anche vedere quanto talvolta si differenzia l'investimento economico, per intenderci. Se è vero che siamo in un periodo storico dove si è in condizioni di ottimizzare le risorse, ci si può anche accorgere che qualche volta alcuni interventi formativi potrebbero essere, tra virgolette, standardizzati, ripetuti nel tempo, perché tutto sommato non richiedono chissà che grado di innovazione, e altri invece richiedono un maggiore investimento dal punto di vista progettuale. Quindi la capacità, se vogliamo, dei responsabili di formazione di scegliere più oculatamente l'allocazione delle risorse è un qualcosa che lascia ben sperare rispetto al futuro della formazione. Non è un comportamento molto frequente, inizia a vedersi. Se vogliamo riflettere su un indicatore, nel momento in cui un'azienda rivendica una propria componente etica, quali che siano i fattori inseriti all'interno di questa dimensione, magari si domanda come coltivare questi valori. Per farlo c'è una maggiore sensibilità formativa e quindi anche nelle tecniche formative individuali o gruppali che possono essere usate. Minore attenzione etica vuol dire minore attenzione alla taratura, se vogliamo, nelle leve di gestione del personale e quindi implicitamente svalorizzazione formativa. Però ripeto, quello che abbiamo sentito raccontare questa mattina è totalmente trasversale alla formazione, quindi è un bel segnale di speranza da questo punto di vista. Prendiamoci questo segnale. Grazie.
Grazie a voi.